Ehi, sei tornato! Com'è andato? Papà ha fatto il bravo? Sì, nel senso, meglio di quanto mi aspettassi, credo. È la spada dello studio del nonno. Oh, sì, si chiama Ingrid. Ciao, Ingrid. Wow, il padre di tutti si fida proprio. Sono Scusa, felice che tu... possiamo parlarne domani? Come vuoi. Non mi entusiasmi. Che ti aspettavi? Beh, è una gran bella spada. Ah, non sono arrabbiata, ma preoccupata. Sai che non è ciò che voglio per lei. Non vuoi che abbia una spada? Non mi preoccupa la spada in sé, ma per cosa può essere utilizzata. Penso che tu sappia a cosa mi riferisco. Sì, lo so. Nemmeno io voglio quello per lei, ok? Non devi preoccuparti. È una ragazza intelligente. Più intelligente del padre. Bene. Quando hai ragione, hai ragione. Vieni qui. Beh, è stata una giornata strana. Esatto. Ah, quanta attrezzatura. Che ci faccio? Quanta attrezzatura. Che ci faccio? Buongiorno, fratello. Niente notizie, mi dispiace. Ho un piano. Davvero? Le norme.
Le hai trovate una volta. Potresti ritrovarle? Ci potrei provare, ma non so come sono questo... Sono le parche di queste terre, non è così? Potrei sapere cosa sanno. Le troverai poco collaborative. Basta che riesca a trovarle. Dove le cerchiamo? A Midgard. Ma se Atreus è ad Asgard, non riusciremo a liberarlo senza esercito. Noi dovremo crearne uno. Già, niente come una guerra disastrosa può migliorare la situazione. Il ragazzo se la sa cavare, magari se gli deste un po' più di tempo. Tu non sei affatto esente da colpe. Hai incoraggiato la sua avventatezza, la sua confusione. Io non voglio la guerra. Ma se Odino ha preso mio figlio, non ci sono limiti a ciò che farei per lui. La tua natura è sempre stata chiara, Kratos. Ma per te, Freya, la guerra sarebbe una priorità. Non è la Freya che conosco. Spero che le Norne possano darvi un consiglio. I miei di consigli non sono più utili qui. Tyr, fermati! Non è il momento di dividersi ulteriormente. Vieni, siediti. Ti prego. Non hai detto niente. Francamente sono sorpreso che proprio tu voglia conoscere il destino. Ma il tuo istinto non ci ha mai deluso finora. Cerchiamo le Norne. Chi sono io per dargli consigli? Speravo solo di aiutare il ragazzo a trovare risposte e ho fallito. Ora qual è il mio ruolo? Tyr, tu sei il fulcro di tutto. Lo sei sempre stato. È innanzitutto per questo che Odino ti ha imprigionato. Lo terrorizzi. Ne dubito molto. È la verità. E non solo per via delle profezie. Nessuno ha mai tenuto uniti i regni come hai fatto tu. Non sono più quella persona. So che ora ti senti così. Anch'io mi sono smarrita. Più di una volta. Ma credimi, se vai oltre trovi sempre qualcosa. Cioè cosa? Uno scopo. Lo scopo è la strada che conduce a te stesso. Quindi vorresti che accettassi il mio destino? Che guidassi l'esercito per la tua vendetta? Se la nostra giustizia non è il tuo scopo, trovane un altro. È per il tuo bene. Fa male? Questo? Solo se mi agito. Come sarebbe entrato da Asgard? Spiacente, ma dovresti chiederlo a Odino. Ha il controllo di ogni percorso. So che stimi molto la nostra competenza in questo campo, quindi suppongo che sarai deluso. Ma è sempre stato un passo avanti a noi. Thank you.
Aspetta! Ho qualcosa per te. Sindri! Arrivo! Prima che tu vada a bighellonare di buon'ora, pensavo volessi indietro questo. Beh, modera il tuo entusiasmo sfrenato. Ma non c'è di che... Ho raccolto ciò che ci serve per trovare le Norne. Andiamo? Madame Nitog! Madame Nitog, dov'è Nitog? Temo che dovremo affrontare delle conseguenze. Scoiattolo. Ah, Mastro Kratos, le mie scuse. La scomparsa di Madame Nitog pesa su ogni mio pensiero. È una tua amica? Più che un'amica, è un'inquilina di vecchia data dell'albero. Era già qui quando arrivai, tanto tempo fa. Il pensiero che qualcosa la tenga lontana dai cuccioli. Terribile, è terribile. Atreus non sarà ancora a Midgard. Ci sono appena stata, nessuna traccia. Se Odino l'ha invitato, deve avergli fornito... No, non è l'unica spiegazione. Dimmi dove troveremo queste Norne. Ho scoperto alcuni dei loro fili vicino al lago ghiacciato. Ne ho tenuto uno per gli incantesimi, ma potremmo usarlo per intracciarle. Però ricorda, non vogliono essere trovate. Beh, tanto per cambiare sarà difficile. Prendiamo la tua slitta e andiamo al lago. Midgard. Quanto mi mancavano le folate gelide e gli attacchi dei banditi. Credono che Kratos sia il responsabile del Fimbulwinter e che ucciderlo gli porrà fine. Chi gli ha messo in testa un'idea tanto folle? Io, ovviamente. Ma certo. Dobbiamo andare dai lupi, fratello. Dai!
Cuccia! È un'amica. Ora. Spero che lo capiscano. Quando i lupi sentiranno l'odore delle norne, ci basterà seguirli. Io aprirò il cancello. Basta guaire. Hanno il pelo arruffato. Non li spazzoli mai. Sono lupi. Il pelo arruffato porta malattie. Bada a loro e loro baderanno a te. Fratello, esattamente cosa vuoi chiedere alle norne? Come trovare mio figlio. E basta. Non credi sia il caso di chiarire tutta la faccenda della profezia? E di avere un altro parere sulla tua presunta dipartita? Non mi avevi detto della tua profezia di morte. Quando Atreus e io giungemmo a Jotunheim, trovammo un affresco nascosto. I giganti, Fey stessa, avevano predetto il nostro viaggio, i nostri incontri. Le nostre lotte. Tutto. Tutto quello che è successo. Ma non sei morto. Quell'immagine rappresentava il futuro. Certo. Non credevo che la morte ti intimorisse. Ma non è questo il problema. No. La morte prima dovrà meritarmi. Allora forse non è il futuro a preoccuparti. Fey ti ha mandato in viaggio affinché ti imbattessi nell'immagine che hai visto alla fine. E non sai ancora il perché. Vorrei smettere di parlarne.